Il 30 settembre si è chiusa la prima edizione del censimento permanente delle imprese. Voglio sentitamente ringraziare le 280.000 imprese del campione coinvolto in questa rilevazione che hanno risposto e partecipato in modo ampio e pienamente collaborativo. Attraverso le loro risposte potremo tracciare un quadro esaustivo del sistema produttivo italiano già a partire da gennaio del 2020. Lo sforzo che abbiamo richiesto ci consentirà di realizzare l'obiettivo di offrire più velocemente e con maggior aggiornamento e dettaglio un set di informazioni utili per valutare la competitività del nostro Paese e suggerire le azioni per accrescerla. Il tutto, tengo a precisarlo, è stato realizzato facendo in modo di ridurre al minimo l'onere statistico cui sono state sottoposte le aziende oggetto di rilevazione. Un ulteriore grande grazie voglio esprimerlo alla macchina organizzativa dell'Istat, che dopo i risultati di questa prima fase proseguirà il proprio lavoro con la delicata attività di elaborazione e diffusione dei dati raccolti. Grandissimo, infine, è il ringraziamento di Istat e mio personale alle associazioni di categoria e alle associazioni datoriali che ci hanno aiutato con impegno ed efficacia a moltiplicare l'attenzione attorno a questa importante operazione.